comunque abbiamo un servizio, signori. Ah, ce l'abbiamo, torniamo sempre agli zombie, iniziamo con gli zombie, finiamo con gli zombie e guardiamo questo approfondimento su il tanto atteso Dead Island 2. Oh, va. Finalmente. Welcome to Hell Hay. Dopo un numero incalcolabile di annunci, date di lancio, smentite, cambi di sviluppatore e ritardi, finalmente quella straziante attesa iniziata nel lontano 2014 sta per giungere al termine. Dead Island 2 è quasi tra noi. Il passato di Dead Island è sicuramente turbolento. Il primo capitolo fu una sorta di rivelazione, con il suo voler mischiare elementi RPG a combattimenti decisamente splatter in un contesto assolutamente nuovo per il genere, un lussuoso resort vacanziero su una splendida isola tropicale. Venne poi Dead Island Riptide, allo stesso tempo un sequel e una sorta di enorme espansione, dopodiché il nulla. Ora, 9 anni dopo, Dead Island 2 parte decisamente e letteralmente col botto. Los Angeles, ribattezzata Hell Hay, è perduta. Perduta al punto che il governo degli Stati Uniti l'ha dichiarata zona di quarantena. Una gigantesca gabbia in cui contenere le migliaia o milioni di zombie che l'hanno ridotta in questo stato. Voi impersonerete uno dei pochi sopravvissuti, inizialmente diretto verso uno degli aerei di salvataggio in partenza dalla città. Nulla andrà ovviamente come programmato, e non solo l'aereo si schianterà al suolo, ma verrete anche morsi. Non male come inizio di giornata. Chiaramente una grande enfasi è stata posta sul combattimento. Le armi giocano una parte fondamentale e inizialmente potrete giocare con assi di legno, tubi di metallo e katana. Anche con queste armi di base sarà facile apprezzare una delle features introdotte dal secondo capitolo, la deformazione dei corpi. Non stiamo a raccontarvi i dettagli perché è oggettivamente disgustoso, ma per i fan di splatter e massacri zombie, questa carneficina sanguinolenta sarà sicuramente un valore aggiunto, insieme al sistema di crafting. Volete creare una katana incendiaria? Perché no? Un tubo di piombo elettrificato? Ben venga! La sempre gradita mazza da baseball avvolta nel filo spinato? Merci beaucoup! Preparatevi a vederne delle belle! L'appuntamento con l'apocalisse zombie è fissato per il 21 aprile. Mentre solo fino al 16 aprile da GameStop trovi PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok a un prezzo speciale, in negozio e online.